Buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti alla conferenza stampa di presentazione ufficiale di Michel Ndarye Adopo, nuovo calciatore dell'Atalanta, 22enne centrocampista francese che la scorsa stagione ha militato nel Torino in Serie A. Prima di coinvolgere Michel, prima di dare spazio alle vostre domande per Michel, chiedo al nostro amministratore delegato Luca Percassi di aprire questa conferenza stampa con un saluto di benvenuto ufficiale a Michel Ndarye Adopo. Dottor Percassi. Buongiorno, buongiorno anche da parte mia e benvenuti. Ovviamente per noi un altro giorno importante, l'arrivo di Michel ci riempie d'orgoglio. Quello che posso dirvi è che lui aveva varie possibilità, varie squadre si erano interessate a lui. Lui ha scelto l'Atalanta, questo per noi è un motivo ovviamente, mi ripeto, d'orgoglio. Al tempo stesso siamo convinti che per il suo percorso di crescita l'Atalanta rappresenti un qualcosa di molto importante. E da un punto di vista, diciamo, tecnico, arriva all'interno di un reparto importante, con dei giocatori importanti, ma era il profilo di giocatore che esattamente cercavamo e quindi da parte mia un benvenuto, un grande in bocca al lupo. Essendo lui il protagonista di questa conferenza è giusto che sia lui a parlare, visto che sottoscritto lo conoscete bene, quindi benvenuto. Grazie mille. Grazie al dottor Percassi. Allora possiamo iniziare con una domanda a testa per Michel, partendo da Fontana di Dazon. Ciao Michel, buongiorno, benvenuto. Il dottor Percassi ha detto chiaramente che avevi tante opzioni, tanti club interessati. La domanda è questa, la seguente: perché a questo punto hai scelto proprio l'Atalanta? Perché ho scelto l'Atalanta? Allora, prima di tutto devo ringraziare il Torino, perché è il club che mi ha portato in Italia, che mi ha fatto conoscere il calcio italiano, e quindi devo essere riconoscente verso di loro. E l'Atalanta per me è un grande club. Quando l'Atalanta si è interessata a me, non ho avuto dubbi, ho scelto subito perché è un'opportunità e mi può fare crescere tantissimo, mi può fare fare il salto di qualità. Quindi. Passiamo ad Amato, Gazzetta. Buongiorno e benvenuto. Lei passa dal Torino di Juric all'Atalanta di Gasperini, due allenatori che comunque hanno un'idea di calcio molto simile. Le chiedo se l'ha influenzata questa sorta di continuità nel fatto di venire a Bergamo. Ecco. Dal punto, sì, è vero che il mister Juric è stato il secondo del mister Gasperini, quindi si hanno un po' un sistema di gioco un po' simile, però secondo me non mi va di dire questo. Cioè, ogni allenatore è diverso, quindi il mister Juric mi ha fatto imparare tanto, sono migliorato tanto in tutto, però adesso sono molto contento di poter allenarmi con il mister Gasperini, che è un grande mister, uno dei più forti in Italia, che ha fatto grandi cose, e con chi tutti i giocatori vorrebbero allenarsi, essere allenati. Bonzanni, ecco, di Bergamo. Ciao Michel, benvenuto. Ciao. Quali sono le tue caratteristiche tecniche? Che modo di giocare ti piace? Allora, io sono più box to box, mi piace inserirmi, anche giocare al pallone, quindi a me mi piace questo. Preferisco giocare mezzala, a tre o anche a due, mediano, però io dove il mister mi dice di giocare, io gioco. Gennari, Tutto Sport. Ha detto, abbiamo parlato del centrocampo dell'Atalanta, ci sono tanti giocatori importanti, ti chiedo cosa ti aspetti di poter rubare, tra virgolette, a compagni molto più esperti di te, che hanno anche esperienza internazionale, e cosa ti aspetti anche dall'esperienza europea? L'Atalanta quest'anno giocherà l'Europa con League. Chi, scusa? Cosa ti aspetti dall'esperienza in Europa League, dall'esperienza in Europea, che comunque per te è un'altra bella novità? Allora, sono, sì, al centrocampo sono tanti giocatori fantastici, tutti forti, però quando vuoi giocare in una squadra forte devi giocare con giocatori forti, però per me è una fortuna di essere al fianco loro, perché mi permette di,
di migliorarmi, di crescere sempre, quindi sono molto orgoglioso e devo far vedere che sono all'altezza di questo grande club. E l'Europa League è una cosa fantastica per me, perché è nuovo soprattutto, e sono pronto, dobbiamo solo cercare di lavorare e essere pronto. Iannarelli, Corriere dello Sport e Tutto Mercato Web. Buongiorno, benvenuto a Bergamo. Ti volevo Grazie. Chiedere, come hai visto l'Atalanta da fuori in questi anni? Cosa ti ha colpito anche di questo club? Grazie. Dici da avversario? Sì, da avversario, sì. Allora, io quando vedi l'Atalanta è una squadra tosta, veramente forte, che tutti la squadra è organizzata, sanno cosa devono fare, quindi è una squadra difficile da affrontare. E poi io sono arrivato 2-3 giorni fa, quindi ho visto un po' la città, è veramente bello, carino e tranquillo, a me piace così. Fumagalli, Corriere della Sera. Sì, buongiorno, benvenuto. Chiedo qual è stato la tua esperienza italiana fino a questo momento il momento migliore per te? Tutti pensano al gol al Milan in Coppa Italia, non so se effettivamente è quello o se c'è altro. Grazie. Allora sì, è stato una tappa importante nella mia carriera, però ho appena iniziato in Serie A. Quindi c'ho ancora molto da fare e da imparare, però anche oggi per me è un momento veramente importante e decisivo per me, quindi oggi sono stracontento. Fornoni Ansa. Ciao, benvenuto. Non so se ti ricordi, il primo gol italiano dovresti averlo segnato proprio all'Atalanta. Il primo gol, sì, era in primavera. Era qua, e contro una squadra pure forte, veramente forte. E sì, mi ricorderò sempre perché è stata una partita top. E quindi... De Sanctis, Bergamo TV. Simon, buona giornata. Volevo chiederti qual è stato il tuo centrocampista di riferimento quando sei nato e quando sei cresciuto, e chi è oggi invece il tuo centrocampista di riferimento, quindi come centrocampista moderno, il top è? Io guardo un po' tutti i centrocampisti perché io voglio essere completo e sapere fare un po' tutto, quindi non c'ho un nome da dirti, però io voglio fare il massimo così tutti possono apprezzare il mio valore, quindi a me mi piace, anche all'estero mi piace tanti centrocampisti, però non c'è un nome da dire. Carcano il giorno. Ciao Michel, benvenuto. Grazie. Hai detto che vuoi diventare un giocatore completo, dove sono gli aspetti, quali sono gli aspetti che devi migliorare secondo te? Adesso ho 22 anni. Non ho fatto granché ancora nella mia carriera, quindi penso un po' tutto devo migliorare. E quindi per fortuna abbiamo un grande allenatore, il mister Gasperini, che secondo me mi può fare crescere tanto in tutto. Gianbruno, 7 gol. Ciao Michel, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Tu hai giocato tante partite in Serie C con la maglia della Viterbese. Non è un mistero, l'Atalanta si spera a breve possa avere il via libera per la squadra B per giocare in Serie C, l'Under 23. Ci puoi spiegare un po' qual è la differenza tra il campionato primavera e la Serie C, quindi subito nel mondo dei grandi, quanto ti ha aiutato? Grazie. Sì, è vero che è diverso perché sono giocatori più esperti e anche le partite sono diverse. E quello ho dovuto adattarmi, e ti fa crescere come uomo, anche come giocatore. E quindi sì, la Serie C, secondo me, adesso vedi, quando vai in Serie C, vedi il livello professionista. E quello devi capire subito, essere pronto. Porfidia, Teleclusone.
Buongiorno Michel, ti avrei fatto il giro qui a Zingone, così avrai visto anche l'ambiente. Sai che l'Atalanta da 60 anni sta cercando di rivincere questa Coppa Italia. Tu che sei un po' un uomo di Coppa, pensi di poter dare un contributo sotto questo aspetto o magari anche in Europa League? Che cosa speri? Allora, io spero di essere un giocatore che può aiutare anche in campionato e anche per l'Europa League. Però in Coppa Italia sì, cercheremo, abbiamo tre cose da fare, campionato, Europa League e Coppa Italia. Speriamo di essere pronto in preparazione e di essere carichi per cercare di prendere il massimo di quello che possiamo prendere. Dusi, Bergamo News. Ciao Michel, benvenuto. Ciao. Innanzitutto, rinnovo, benvenuti. Tu ti sei raccontato come centrocampista. L'anno scorso però, quando Juric te l'ha chiesto, hai giocato anche da difensore centrale. Mi ricordo che la prima partita di campionato era andata molto bene. Nella tua carriera pensi di poter diventare tanto bravo in difesa quanto a centrocampo? Grazie. Io non posso vedere nel futuro, però io sono centrocampista già. Però come l'ho detto prima... Io mi metto a disposizione della squadra e del staff, del mister. Quindi dove mi mette io vado. Spero di fare il massimo per aiutare la squadra a vincere. A chiudere Di Santo, Calcio News. Ciao Michel, benvenuto. Volevo chiederle com'è nel giro di 2 anni fare questo salto dalla Serie C, da protagonista ovviamente, ad un contesto europeo come quello dell'Atalanta. Grazie. Sì, sicuramente c'è un paragone, sì. Però come posso dire? Non so cosa dirti. È arrivato l'opportunità e quindi oggi sono qua, sono strafelice di essere qua e quindi io sono pronto. È vero che venendo da Serie C è un po' difficile, però io sono pronto e devo solo testa bassa lavorare e imparare. Magica, ciao Atalanta. Ciao Michel, benvenuto anche da parte mia. È una cosa che salta all'occhio vedendoti giocare, una velocità impressionante. Infatti anche a Torino si diceva che nei test fisici in termini di velocità e cura eri davvero tra i più veloci. Quindi ti chiedo, siccome questa è una caratteristica abbastanza rara per un centrocampista centrale, come lo interpreti proprio in campo, in termini di pressing, contropressing e soprattutto anche quando ti proietti nell'area arrivi veramente a concludere quando hai modo con una velocità importantissima? È vero che sì, sono un po' veloce, però cioè, non lo so, sì, per il pressing è importante, però per ogni caso, quindi non lo so. Cioè, devo usare le mie caratteristiche in campo per aiutare, quindi così. Dottor Percassi, a chiudere, per le parole che ha detto Michel, per i concetti che ha espresso, sembra sia già entrato nello spirito Atalanta. Sì, è un ragazzo che si merita l'Atalanta, che se l'è meritata. Ha espresso dei concetti molto molto semplici, molto molto legati alla nostra filosofia, che sono quelli che è il ragazzo a disposizione del mister, è convinto, è certo che il lavoro del mister e dello staff lo migliorerà, è a disposizione, noi sappiamo che abbiamo tante partite davanti e quindi ci aspetta una stagione veramente molto molto affascinante, tornare in Europa, un campionato che sarà molto molto competitivo. Ma noi siamo molto contenti del suo arrivo e quindi siamo sicuri che grazie al lavoro del mister e dello staff e alla sua disponibilità e alla sua voglia di imparare, questo suo percorso di crescita continuerà. Quindi un benvenuto ancora e ha espresso dei concetti che sono quelli che la nostra tifoseria ama sentire, cioè massimo concentrazione, massima disponibilità al lavoro. E questo, quando un giocatore ha questa disponibilità, ha già fatto molto di quello che noi ci aspettiamo da lui, quindi molto bene. Grazie dottor Percassi, grazie a Michel, in bocca al lupo, benvenuto, grazie a tutti voi, buon lavoro e buon pomeriggio.